mani al cielo. La trasmissione tecnologica di OK Radio. Buongiorno amici di OK Tons, OK Radio e di Tons Hardware. Benvenuti al vostro appuntamento con le mani al cielo, come dice il DJ Ste, che saluto in regia. Ciao. Subito. No, poi l'appuntamento ovviamente è con le informazioni tecnologiche di Tons Hardware. Anche se oggi, a dire la verità, ci concentreremo più sui videogiochi e su un'importante manifestazione che c'è stata a Roma. Come sì. ben sapete, si è conclusa da poco il Romix 2015, quindi manifestazione dedicata a fumetti, animazione, videogiochi. Che altro? Divertimento, youtuber, cosplayer, che ovviamente sono sempre stati i protagonisti di questa edizione. Edizione da record, perché ci sono stati 180.000 visitatori in 4 giorni, quindi oltre 30.000 presenze in più rispetto alla scorsa edizione. Un bel successo per questa manifestazione, che non è ancora ai livelli di Lucca, però diciamo che si sta avvicinando. Infatti ci sono stati 4 padiglioni di nuova Fiera di Roma che sono stati presi d'assalto, vabbè, ovviamente d'assalto da una folla pacifica, specifichiamo, non è che sono venuti con armi da fuoco e mazze per mazzolarci amabilmente, invece no, anzi il nostro stand in particolare, quello di Tons Hardware, c'è stato un bagno di folla davvero per gli youtuber del nostro network, che ormai sono le nuove star del web, sono... Sì. Un po' come Robert Hunt, esageriamo. Del web femminile, diciamo, Robert Hunt. Esageriamo. Ormai sì. Basta, sì, ormai sto divento rosso come gli studi di OK Radio. Ma no, parliamo di cose serie invece. Ritorniamo al nostro argomento di Romix. Perché nel frattempo, mentre parlo, potresti mandare qualche immagine. Certo, eccola, vediamo, partiamo subito. Magari mettiamola anche a schermo intero qualcuna. Tipo questa. Se sono le migliori cosplayer del Romix 2015. Abbiamo fatto una bella galleria con un'80ina di foto. Chiaramente, vabbè, qua ve ne facciamo vedere un po'. Magari scorrendo velocemente vi facciamo adesso vedere un vanno, po'. Esatto. E io intanto vi dico qualcosina di questo evento, perché oltre ai cosplayer, ovviamente grandi protagonisti, come potete vedere, persone che si vestono ispirate al mondo dei fumetti, al mondo dei videogiochi, degli anime giapponesi. Sono solo ragazze, direi tu. Vedo il DJ Ste dice sono solo ragazze. No, ci sono anche i ragazzi, ovviamente. Ah, okay. Però brutte, diciamo, ragazze. Diciamo che le ragazze fanno sempre la certo. parte del leone, perché davvero riescono ad avere quel qualcosa in più, anche se ci sono tanti tanti cosplayer di sesso maschile, certo, che certo. si difendono altrettanto bene. Vero, e che altro? Vabbè, noi vi parliamo anche ovviamente del nostro stand di Tons Hardware, dove è stato possibile incontrare alcuni dei nostri youtuber, degli youtuber del nostro network, come CiccioGamer89, Stepney, che abbiamo, ve lo ricorderete per l'intervista che c'è stata qualche mese fa qui negli studi di OK Radio, e poi ancora Joker, Quei Due Sul Serve, Yotobi, cioè praticamente messi tutti insieme questi youtuber hanno milioni di fan su YouTube, certo. e migliaia di appassionati si sono riversati negli stand del Romix proprio per incontrarli, magari scattare una foto, fare un autografo, salutarli, perché no, magari anche per conoscere lo staff di Tons Hardware, anzi sicuramente anche certo. lo staff di Tons Hardware, con il buon Roberto Buonanno, che anche lui è uno youtuber ormai affermato, il buon Keledan75, che salutiamo fra l'altro. Ciao Roby, non ti preoccupare che finita la puntata vado su a scrivere, ecco. E andiamo, e che altro? Ah, ne approfitto ovviamente per ricordarvi, ecco, con questa immagine di Iron Man in versione capitolina, ne approfitto per ricordarvi anche i prossimi appuntamenti, dove sarà possibile incontrare lo staff di Tons Hardware, i nostri youtuber, e divertirvi con noi per un'intera giornata. Allora, Tons Hardware sarà al Massa Carrara Show, in programma dal 30 maggio al 2 giugno al complesso fieristico di Marina di Carrara, e alla WonderCon di Bari il 6 e il 7 giugno, mentre invece più avanti nel 2015, a ottobre per la precisione, sarà il turno della seconda edizione del Romix, che è un appuntamento, doppio appuntamento ogni anno, ma anche da Games Week di Milano e ovviamente a Lucca Comics, che è il, diciamo, certo. il culmine di questo evento, di questi eventi dedicati al mondo dei fumetti, degli anime, e perché no, a corredo anche di videogiochi e degli youtuber, che ovviamente hanno sempre più successo sul web, sono diventate, vere, come dicevo poco fa, le vere le star 2.0 cosiddette, sì. per cui noi siamo contenti di aver ricevuto tantissimi complimenti, appunto, e
di aver incontrato tanti fan al nostro stand. Siamo veramente, ringraziamo tutti, ringraziamo anche i cosplayer che si sono prestati davanti, certo, ai nostri obiettivi. Ringraziamo tutti i nostri partner, davvero è stata veramente una bellissima manifestazione. E ne approfitto per dirvi che se volete vedere le immagini di questa gallery in tutta la loro gloria, potete cliccare sulla notizia che abbiamo pubblicato poc'anzi su Tons Hardware per scaricarvele e magari conservarle sul vostro PC. Magari ci sarà qualche cosplayer che in questo momento starà guardando la diretta di OK Radio, o che guarderà il video più tardi sul nostro canale di YouTube o sul mio canale di YouTube. Magari se vuole appunto scaricarsi l'originale può cliccare sul nostro sito e per conservare la foto. E con questo direi di chiudere la prima parte del nostro, della nostra puntata di OK Toms, dedicata appunto al Romix di Roma, perché vi voglio parlare, rimaniamo in un tema di videogiochi, vi voglio parlare di Hearthstone, il classico gioco che ormai sta facendo furore, gioco di carte digitale, e tutta la redazione di Tons Hardware ormai sono già tutti pazzi, più anche diversi miei amici, io un po' meno. Ho cominciato a giocare con la beta, poi ho diciamo abbandonato un po' il mondo perché vabbè, mi piacciono tanti altri videogiochi, quindi non volevo, come si dice in gergo, scimmiarmi, ovvero farmi venire la scimmia soltanto per Hearthstone, cosa che invece alcuni miei amici fanno e che puntualmente li cazzo perché dico vabbè, ci sono tanti altri giochi belli, però Hearthstone comunque è davvero ti acchiappa perché c'hai sempre ti scontri sempre con personaggi, anzi con avversari reali, in più ci sono le espansioni single player eccetera eccetera. Ma la novità di oggi è che Hearthstone è approdato finalmente su smartphone, quindi adesso sul vostro iPhone o sul vostro smartphone Android potete installare l'applicazione e divertirvi anche mentre siete alla fermata del tram o del pullman o del treno, mentre dovete ingannare l'attesa con 5 minuti di pausa, potete farvi una bella partitella. E diciamo che per adattarsi agli schermi più piccoli ovviamente degli smartphone, Blizzard ha modificato leggermente l'interfaccia, quindi è comodo, anche se ovviamente su un cellulare magari un po' più grande rispetto ai, per esempio, i 4 pollici dell'iPhone 5, 5S, con uno smartphone un po' più grande riuscite a godervelo meglio, però io l'ho provato, diciamo che è godibile anche su smartphone di piccole dimensioni, proprio perché c'è l'interfaccia ridimensionata apposta per questi dispositivi. E poi che altro? Vi conviene scaricarlo e fare una partita, perché avrete diritto a scartare, ovviamente scartare fra virgolette, una bustina virtuale di carte, per cui già che ci siamo, una busta regalata fa sempre piacere, no? Certo. E poi vabbè, chiaramente c'è anche il discorso dell'ultima espansione single player che è davvero sta avendo successo. Tanti miei amici appunto l'hanno già comprata a prescindere, anche se a dire la verità potete anche comprarla usando la valuta virtuale, quindi se avete un po' di monetine, un po' di oro da parte, magari potete investirle per questa nuova avventura, se no pagate circa una ventina di euro per tutte, sbloccare tutte le ali che saranno poi disponibili nel corso delle prossime settimane. E andiamo avanti sempre con videogiochi, questa volta però vi parliamo di giochi PC. Anche se, vabbè, Hearthstone è anche un gioco PC. Questi invece sono solo giochi PC. Vi parlo dell'Humble Bundle, l'ultimo Humble Bundle disponibile sul sito web appunto di Humble Bundle. Si chiama Humble Origin Bundle 2 ed è dedicato, come potete immaginare, ai giochi Origin, ovvero quelli pubblicati sulla piattaforma di Electronic Arts. Il bello, come al solito, di queste offerte è che la base minima per aggiudicarsi una serie di giochi è di un solo dollaro, quindi meno di un euro. E in questo caso appunto con un dollaro vi portate a casa Dragon Age Origins, Peggle, Dead Space 2, Medal of Honor Allied Assault War Chest, che è praticamente un pacchetto che contiene Medal of Honor Allied Assault e le sue due espansioni, e Command & Conqueror Generals con l'espansione Zero Hour. Se invece decidete di aprire un po' più il portafoglio, vabbè, diciamo che in questo caso conviene, con solo 4,78 dollari, quindi circa 4 euro e mezzo, potete accedere anche a Plant vs Zombies Garden Warfare, Dragon Age 2, Bejeweled 3, Mass Effect 2 e altri giochi che saranno svelati nei prossimi giorni. Quindi di partenza sono 9 giochi disponibili a una manciata di euro, con la possibilità di scaricare altri giochi che saranno svelati nelle prossime 2 settimane, perché l'offerta è valida ancora per 13 giorni. Davvero un pacchetto molto molto allettante, e il bello, come al solito, potete decidere a chi donare i vostri risparmi.
Di solito negli Humble Bundle si può scegliere se donare i soldi agli sviluppatori, ai responsabili di Humble Bundle o in beneficenza. Che vabbè, infatti anche potete fare un bel gesto. In questo caso invece Electronic Arts, ovvero il publisher di questi giochi, ha deciso di chiamarsi fuori. Ha detto no, a noi i soldi non ci interessano. Poi solo vabbè, ovviamente ci guadagnano in immagine, in pubblicità, perché più gente conosce i loro giochi, più ci sarà possibilità che magari comprino qualcosa in futuro. Però è comunque un bel gesto. Infatti con questo Humble Bundle potete decidere solamente se dare i soldi ai responsabili di Humble Bundle o ad associazioni benefiche. Quindi vabbè, un bel gesto da parte di Electronic Arts. Infatti è stato ripagato anche per la qualità dei giochi proposti. Finora ci sono quasi 200.000 appassionati che hanno deciso di comprare questo Humble Bundle e le donazioni si stanno avvicinando alla soglia di $1 milione, per cui davvero una buona offerta per questi titoli davvero allettanti. E infine l'ultima notizia di oggi è sempre di un videogioco, tante notizie calde in queste calde giornate primaverili. Questa qui è dedicata a tutti gli appassionati di musica, perché Activision ha annunciato Guitar Hero Live. Ve lo ricordate? I giochi Guitar Hero hanno fatto furore all'epoca della PlayStation 2, dell'Xbox, quando tutti andavano nei negozi a comprarsi accessori, chitarre di plastica virtuali. Davvero uscivano tantissimi giochi all'anno, tantissime espansioni, tante canzoni da suonare. Per poi c'è stato un calo, diciamo, con delle vendite, forse anche della popolarità proprio di questo settore di giochi. Ha avuto il suo picco, poi sono un po' spariti nel nulla. E quest'anno invece Activision ha deciso di puntare nuovamente su questa saga e rivoluzionando un po' le cose. Quindi buttate via le vostre chitarre, perché purtroppo non serviranno più per questo nuovo gioco, ma dovrete comprarne delle nuove. Questo perché Activision ha deciso anche di cambiare un po' il gameplay. Prima c'erano i tasti disposti soltanto sulla parte alta della chitarra, quindi non simulavano in modo preciso ovviamente simulare fra virgolette il gesti che compie un vero chitarrista. In questo caso invece hanno deciso di fare due file di tasti da tre pulsanti, quindi tre in alto e tre in basso. In questo modo i principianti potranno scegliere se usare magari soltanto tre dita, tre tasti e divertirsi con canzoni poco impegnative sotto questo aspetto. Invece i professionisti, quelli un po' più bravi, possono scegliere se usare tutte e due le file di tasti e quindi saltare dalla parte alta della chitarra alla parte bassa negli assoli che vi trasformeranno nel miglior chitarrista del mondo. Vabbè, chitarrista virtuale ovviamente, meglio specificare. E poi che altra novità, vi dico che il gioco sarà in prima persona, questo per aumentare l'immersività, chiamatela come volete, il coinvolgimento, ecco, questa è la parola adatta. Quindi per aumentare il coinvolgimento la vostra performance sarà vista attraverso gli occhi del protagonista in prima persona e osservando direttamente il pubblico che reagirà in conseguenza al vostro modo di suonare. Per esempio, se suonate male, chiaramente vi pioveranno fischi e magari anche bottigliate. No, dai, si spera di no, ovviamente. E se no, invece ci saranno grandi applausi. Una sorta di corrida. E standing ovation, esatto. Buh, fischi. ti lanciano addosso tori addirittura, ecco. Perché no? E poi che altro? Vi dico di Guitar Hero TV, che sarà un network di video musicabili giocabili, ovvero una modalità che consentirà ai giocatori di divertirsi avendo a disposizione una vasta collezione di video ufficiali di canzoni, sia ultimi successi, sia invece le hit del passato. E un'altra novità, appunto, che sarà disponibile non solo su console ma anche su dispositivi mobile, che saranno svelati prossimamente. Quindi magari potremo collegare il nostro tablet alla chitarra tramite Bluetooth o qualche altra connessione e divertirci anche in giro. Tanto vabbè, alla fine in effetti è il controller che fa il gioco in questo caso, non è tanto il supporto dove lo giochi. E che altro? Vi dico che Guitar Hero Live sarà disponibile in autunno 2015 su PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U e, come ho detto poco fa, alcuni dispositivi mobile che saranno annunciati a breve. Quindi si presume iPad e qualche tablet Android anche. E non credo in questo caso su smartphone, ma potremmo anche avere qualche smentita. Avevano fatto anche quello per i DJ, no? Esatto, fra l'altro, ecco, bravo. È quello che usi tu in discoteca. sì. Uso io nelle mie serate danzanti, uso il chitarrino, è tutto finto, esatto. DJ Robert, ecco, il nuovo gioco di Activision. No, non è vero, mi stiamo prendendo in giro. Ebbene, però comunque hai fatto bene a ricordarmelo, DJ Ste, perché gli sviluppatori di questo Guitar Hero Live sono gli stessi che hanno fatto DJ Hero. È vero. Che fra l'altro l'avevo provato io in giro per...
Ma dovevi schiacciare a ritmo, una roba sì, sì, era una roba che facevi più che mixare, facevi mashup di varie canzoni. E c'era qualcosina di carino con Deadmau5, i Daft Punk. Vabbè, Daft Punk, tanta roba, però, beh, diciamo che. Ma nel mio caso forse è stato 9 anni puoi usarlo. È molto più divertente usare una consolina vera, anche se diciamo che i prezzi sono diversi. Questo con una settantina, massimo un centinaio di euro potete divertirvi già anche senza avere le basi. Beh, una consolina però in effetti costa un po' meno, cioè, ci sono dei controller da collegare al vostro PC che vi permettono di mixare davvero, che una cinquantina di euro, non so, magari il DJ mi correggerà, però penso che cosa? I controller, quelli base per mixare, non costano poi così tanto, cioè una cinquantina di euro, no, ovviamente è base. No, cinquantina no. Perché no? Ci sono magari modelli quelli un po' tipo della... Sì, come si chiama? Hercules, una marca che fa roba abbastanza low cost. Sì, ma però ovviamente sono solo... Proprio quelli... Base, però magari... Barbie. esatto, però uno che magari vuole cominciare, è inutile che si prenda una console da 300, no, vabbè, certo, migliaio di certo, euro, certo. Come la tua, ecco, di gestire, o magari come quella dei Barbie. Boh, la mia, no, è piccolina ma è simpatica. La mia, però, è stato un bel regalo che ho ricevuto. Una bella marca anche la tua, eh? Esatto, bella marca. Un regalo che ho ricevuto al mio compleanno dei 20 anni. E allora? No, non è vero, è un po' più recente, purtroppo. Il compleanno va bene. Sì, sì, infatti mi diverto. Diciamo che mi ha permesso anche di imparare il mestiere, imparare l'arte e metterla da parte. Ecco, bravo, è così. Ti insegnerò a mixare coi vinili. Sei capace? Ma con i vinili ho provato con la console del mio socio DJ, che lui è proprio bravo di me, usa sì. anche vinili, eccetera. Tra l'altro, lo saluto, ciao. Riesci? Cosa? Sì, qualcosina, ma noi l'abbiamo usata più come supporto da tenere come col suono facevamo le sciccherie, per così dire. Infatti, come tu puoi dimostrarlo, cioè, visto che sei venuto a un mio DJ set, sì. Solo bombe, ovviamente. Solo bombe, così solo come bombe. Confermo che anch'io sono stato un DJ set, un DJ ste, anzi, del DJ. Che è il contrario, esatto, set è DJ set e del DJ ste, anche lui solo bombe, chiaramente. Solo bombe, solo bombe. Chiaramente. Per cui vi invito a tutti quanti, invito tutti i nostri spettatori ad ascoltare le bombe che mette DJ ste su OK Radio e quelle, Robert Hunt in giro per i peggiori bar di Caracas. Che ovviamente tenetevi sempre aggiornati, anzi, vi aggiornerò qua io su OK Toms, certo, perché certo. No, facciamoci un po' di marchette, perché tanto sono l'anima del commercio, ecco. Per oggi direi che è tutto. Ringraziamo anche tutti i nostri spettatori che continuano a scriverci. Oggi non abbiamo fatto in tempo magari a rispondere, però domani riusciremo sicuramente. C'è uno che ci chiede in particolare, me lo ricordo, una configurazione per giocare da un migliaio e passa di euro. Beh, diciamo che con un migliaio di euro riesci a comprarti un PC di rispetto, però comunque il consiglio è sempre quello di andare sul nostro forum, dove ci saranno numerosi appassionati e in più anche lo staff di Tons Hardware, che saprà consigliarti al meglio. Certo. Magari però con la collaborazione di un mio collega faremo venire qua Manolo e insieme faremo una puntata magari dove potremmo dare qualche consiglio su come fare un computer per varie fasce di prezzo. Potrebbe essere interessante. Io intanto, così in chiusura, volevo salutare tutte le tue fan che sono tipo una no, la mia fidanzata, ecco, specifichiamo. Ciao Tara, ecco, mi raccomando. Che non è vero quello che dice il DJ Ste, non credergli. Vabbè, ecco. Ma sono tuo fan. No, no, scherzo, ovviamente. Sono fan maschili, fan femminili. Sono contento appunto di avere fan di entrambi i sessi, perché è giusto che la tecnologia, i videogiochi e tutti gli argomenti di OK Toms si appassionino sia donne che uomini, fanciulli, certo, ragazzi, certo. Uomini, piccoli, animali domestici, tutti, che altro, tutti. Davvero tutti, ecco, perché la tecnologia è veramente per tutti. Oh, è unisex. Unisex, bravo, e su questo direi che per oggi possiamo salutarci, grazie DJ Ste per essere stato qui con me e grazie a tutti voi, buona giornata, ciao!